Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali e simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. Il 65% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con Tickmill Europe Ltd. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento di CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni di certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Le perdite dei clienti professionali possono eccedere i loro depositi. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi lo ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione, teamvisiontv.info. Seguite queste dirette a scopo puramente informativo. Utili a migliorare la vostra cultura finanziaria. Non affidate ad altri trader la gestione dei vostri risparmi. La possibilità di perdita del capitale è molto alta. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su visiontv.info, Trader Talk, in questo venerdì 26 febbraio 2021. Giornate davvero al caldo palma per quanto riguarda i listini americani, non solo, ne parleremo, approfondiremo il tutto proprio all'interno di questa puntata. Vado subito a ringraziare le già tantissime persone collegate con noi su YouTube e su Facebook, chat sempre a vostra disposizione per poter interagire, fare richieste. Vi ricordo anche il numero al quale potete inviare un messaggio WhatsApp, il 347 500 48 46. Tanti argomenti, non perdiamo assolutamente tempo. E allora, breaking news. È il rialzo del rendimento del T-note statunitense, ma soprattutto la velocità con cui sta andando al rialzo appunto il rendimento stesso a mandare KO Wall Street. Ieri ancora una volta una giornata di profondi ribassi, soprattutto sul settore high tech. Tesla in particolar modo tra i grandi titoli ancora presa di mira, un meno 8%, ma attenzione anche alla fuga di capitali
Apple, Amazon, Alphabet, Google, tutte ieri sera al closing con un circa ed un abbondante meno 3%. Ne parleremo ovviamente durante l'appuntamento. Questo sentiment negativo si è ripercosso immediatamente anche nella seduta asiatica. Anche questa mattina gli indici, sia italiano che tedesco, stanno cercando ovviamente di recuperare quelli che sono comunque sia il sentiment negativo e quindi profondo rosso in quel dell'Asia, ovviamente a seguito di quello che è stato il ribasso in quelle di Wall Street. Attenzione anche in questo caso, Alibaba meno 4%, Xiaomi meno 3,9%, vedete che anche in questo caso tutto il comparto high-tech è ancora una volta preso di mira. Ed infine ieri ci sono stati dei dati importanti per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma sono stati dati misti. Se appunto si è avuto un PIL del quarto trimestre 2020 leggermente inferiore alle attese, c'era stato un dato riguardante le richieste dei sussidi di disoccupazione migliore, ma attenzione anche alla spesa dei consumatori che invece si è attestata al di sotto delle attese. Ancora una volta tutti questi fattori vengono a essere ponderati, compensati sui mercati finanziari e non solo. Questi gli argomenti, ma vado soprattutto a ringraziare ancora una volta per essere qua con noi Maurizio Masetti, al quale vado a dare il buongiorno. Buongiorno. E allora Maurizio, con te ho visto già tantissimi messaggi in chat, qualcuno appunto ci ha addirittura mandato delle email per riaverti qua in diretta con noi. Tanti grafici a disposizione, allora ti lascio subito la parola per presentare quelli che sono i tuoi studi cartacei. Lo ricordiamo ancora una volta perché una delle tue peculiarità ancora una volta quelli che sono fogli di carta millimetrata, grafici alla mano. Prego. Ma si può parlare innanzitutto, ecco, il grafico per quanto riguarda il mercato italiano, due sole parole, e, come si ricorderà il precedente fattore tempo di dicembre 2020 ha confermato la dinamica positiva fino alla fine dell'anno, dinamica che tuttavia è stata una dinamica, diciamo, positiva sì, ma un po' sottotono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato è giunto alla fine 2020 con una dinamica positiva, comunque una dinamica, diciamo, tecnicamente si dice inside. Questo cosa ha comportato? Ha comportato una compressione della massa psicologica, compressione che si è poi espansa con l'uscita rialzista in gennaio. Scenario o evento che ha fatto sì che il mercato potesse esprimere ulteriore positività fino ai tempi febbraio-marzo, scenario confermato dai nuovi massimi di febbraio, fattore tempo sul derivato, raggiungimento di angoli 23,6, 23,9, ecco, per chi si occupa della gas theory si tratta degli ultimi angoli tracciabili dai massimi fatti nel 2000, nel 2007, quindi parliamo di angoli 1x4, mai rotti a rialzo, quindi angoli comunque di cui, il cui raggiungimento, insomma, è normale che il mercato ha subito un forte stop. Ecco, sebbene il fattore tempo invece di marzo, che invece scadrà sull'indice azionario FTSE All Share, ci dice però attenzione perché il mercato può avere ancora e dovrebbe avere un residuo di positività fino al prezzo tempo di 26,660. Qual è la questione? La questione è che la scorsa settimana l'Italia ha dato segnale temporale di top, segnale di vendita confermato questa settimana, quindi si apre una situazione non facile per il nostro mercato, perché se da un lato è bene che il mercato confermi questa tendenza ulteriormente positiva fino a febbraio-marzo, è altresì vero che il raggiungimento dei target mensili, non trimestrali, però sia chiaro, perché a livello tendenziale il mercato ha una visione rialzista più ampia, ma limitandoci adesso al discorso mensile, al primo trimestre, ecco, il setup di febbraio e quello di marzo comunque sono fattori tempo che suggeriscono una naturale stop rialzista del mercato, specialmente nelle prime due settimane. Questo perché? Perché i cicli naturali della prima e nella seconda settimana di marzo presentano determinati obiettivi prezzo tempo anche abbastanza, diciamo, bassi, perché sono sotto 21.000 di derivato, ma questo dipenderà appunto da come il mercato la prossima settimana
proseguirà la fase correttiva dal fattore tempo caduto la scorsa settimana. Quindi attualmente l'Italia è sotto segnale di vendita settimanale, rimane in fase rialzista mensile, quindi aspettiamo di vedere come si comporterà nella prima settimana, con l'attenzione che il mese di marzo può regalare anche delle doppie sorprese. Cosa significa? Significa sia mantenimento di positività, addirittura con possibili nuovi massimi come suggeriti dall'indice azionario, massimi che però dipenderanno se il derivato sarà in grado o no di tentare la violazione dei 23.6 e 23.9. Certo, questo non sarà facile, lo diciamo subito, perché trattasi di angoli chiave. Quindi ecco, un marzo molto, come dire, è il primo vero passo critico del nostro mercato, anche perché ecco, il fattore tempo della scorsa settimana può tranquillamente far scendere il mercato fino alla metà di marzo, e sulla base dei fattori tempo questa sarà un'occasione di acquisto. Al contrario, se invece il mercato, bloccando il ribasso già in corso, cercherà di mantenersi positivo fino alle prime due settimane, e questo è confermato dal mensile, allora attenzione, perché dopo il secondo setup dell'8-12 marzo il mercato è veramente a rischio di ribasso che sarà attivato come sempre dall'uscita dai minimi delle barre di setup. Quindi insomma, ci aspetta un mese di marzo sicuramente la prima criticità dell'anno, questo senza dubbio. Ma questo lo vediamo, vado avanti con le slide, passando oltreoceano, se è d'accordo dottor Mazzetti, perché tra l'altro Danilo la ringrazio che dice grande Maurizio, ha preso il massimo a 23.700 punti. Ne parlavamo in precedenza nel pre-onda, un mese molto importante anche per quanto riguarda Wall Street e non solo, dove nelle ultime giornate, soprattutto in questa settimana, si è avuto tanto tanto nervosismo. E allora, tra le tante slide, io vado a riprendere, mi guidi pure lei, legato appunto a quello che è appunto la visione, la lettura del mercato a stelle e strisce. Prego. Sì, consideriamo che quanto riguarda invece il mercato americano, gli indici americani, questo grafico, il trimestrale, che insomma sono considerati da Gann i grafici per eccellenza, il grafico trimestrale dello Standard & Poor's, la questione che l'indice abbia raggiunto un obiettivo prezzo-tempo di un futuro setup che giungerà in scadenza nel 2035, quindi insomma, tra molti anni, ma la circostanza che il mercato ha anticipato il fattore tempo molto in anticipo è chiaro segno di un potente trend rialzista, questo è innegabile. Quindi abbiamo un mercato, ma questo già si era detto l'anno scorso nei precedenti appuntamenti, l'uscita rialzista l'anno scorso dal ciclo naturale di aprile-giugno ha dato una ripartenza tendenziale rafforzando il trend di lungo periodo fino al 2022 nel quadro annuale. Nel quadro trimestrale, sebbene febbraio anche il mercato americano ha confermato la tendenza rialzista fino a questo importantissimo fattore tempo di 61 mesi, entrando nel range angolare che va da 31,4 a 32,5, consideriamo che anche per l'America marzo si preannuncia come primo mese in cui sarà naturale aspettarsi, ecco, lo stop della tendenza rialzista, ma attenzione, perché il momento più critico sulla base degli studi trimestrali sarà l'ultimo trimestre dell'anno. In verità avremo due importanti momenti: il terzo trimestre, luglio-settembre, motivo la scadenza, l'arrivo di un ciclo che viaggia e giungerà a scadenza proprio alla chiusura del trimestre luglio-settembre, perché la tecnica di Gann permette anche di cogliere l'importanza di certe chiusure, e questa avverrà proprio l'ultimo giorno di settembre. Lo Standard & Poor's, questo lungo fattore tempo, presenta un obiettivo PT di 3.997 e non manca molto,
Ovviamente quello rappresenterà il punto clou a livello di chiusura. A livello invece di, diciamo, di oscillazioni, quelle che si chiamano le barre, si avrà invece in ottobre-dicembre, dove il Dow Jones ci dà come obiettivo, diciamo, naturale per quest'anno il 32,581 di Dow, che non manca neanche tanto. Qual è la questione? Che l'ultimo trimestre, tuttavia, è quello più accreditato per la correzione, per la vera correzione di quest'anno. Quindi marzo si preannuncia come un primo, come dire, un primo scricchiolio dei mercati americani, anche perché questa settimana il Dow Jones, l'aspettativa era di nuova positività dall'8-12 di febbraio, setup di Standard & Poor's al 22-26, e quindi la prossima settimana, attenzione, perché l'uscita al ribasso dal setup di questa settimana, quindi rottura del minimo, si attiverà il segnale di vendita settimanale, segnale di vendita settimanale che potrà aprire l'uscita al ribasso dal mensile, visto che il mese di febbraio si è generato un chiaro massimo. Ma ecco, anche qui bisogna prestare attenzione perché ci sono angoli tendenziali come il 35 di Dow, che sarà, come dire, il pavimento che rappresenta la tenuta a livello mensile di questo bull trend, e solo l'uscita da setup weekly importanti è in grado di violare questo livello. Quindi anche sull'America, nonostante appunto un trend molto forte, il raggiungimento dello Standard & Poor's di 3.960, questo prezzo tempo futuro, però attualizzato, il fattore tempo weekly di questa settimana, suggerisce, ecco, occhio alla prossima settimana, perché la rottura del minimo di questa settimana, se non è la prossima, sarà quella dopo. Adesso non è importante, l'importante è monitorare dal 1 marzo in poi la tenuta del minimo di questa settimana. Benissimo, dottor Masetti, io lo voglio ringraziare ancora una volta. Tra l'altro c'era un utente, Marco, che diceva, no scusi, c'era Danilo, appunto 27.000 per aprile per il Dow Jones, potrebbe essere un'area di atterraggio, chiedeva. Io qua ho subito riproposto quello che è il grafico weekly, lei però ha parlato di un 35, se non vado No, errato. Cosa possiamo dire? 35. Allora, nella teoria di Gunny bisogna stare attenti a parlare di prezzi. Capisco Ok. che sono tutti interessati ai prezzi, ma nella teoria di Gunny quello che conta in primis è il tempo. Quindi i prezzi tempo sono una cosa, gli angoli sono un'altra. Quindi non è sempre facile farsi capire quando si parla di tecnica di Gunny. Il 30.500 non è altro che il grado di inclinazione dell'ultima onda rialzista dalla caduta dell'anno scorso. Ecco, quest'angolo chiaramente il mese di marzo per la prima volta è a rischio di essere violato a ribasso, quindi non è un obiettivo ribassista. Il 30.500 mensile in marzo non è altro che lo spartiacque, chiamiamolo così, la linea di confine tra la tenuta del quadro rialzista e il primo cambio di massa psicologica, visto che gli angoli di Gunn rappresentano livelli di vibrazione psicologica che fa sì che al di sotto di certi angoli c'è un cambio di psicologia, cambia un qualcosa nella coscienza collettiva. Ecco perché non sono angoli di arrivo, ma sono angoli di avvertimento. Chiaramente questi angoli hanno maggiori probabilità di essere violati a ribasso quando si esce da fattori tempo, come ad esempio il setup di questa settimana, che attiverà il segnale di vendita dalla prossima o quando accadrà, a rottura del minimo che sarà di questa settimana, che sono questi fatti tra ieri e oggi. Benissimo, e allora con quest'ultimo approfondimento voglio andare ancora una volta a ringraziare Maurizio Masetti per essere stato qua con noi. E tra l'altro, Maurizio, noi come sempre proviamo ad invitarla periodicamente qua perché gli spunti sono davvero interessanti. E la ringrazio ancora una volta per essere stato qua con noi, augurandole buon lavoro, buon weekend e al prossimo appuntamento. A voi, grazie. Allora, mentre vado a dare la condivisione del monitor al prossimo ospite, voglio ringraziare anche Fausto per aver sempre sostenuto quella che è la nostra diretta quando c'è Maurizio Masetti. Lo salutiamo accuratamente. Allora vado subito a presentare anche gli altri ospiti che sono già prontissimi qua con noi. Allora, il Country Manager Italia di Tikmill, Giuseppe Sericola, buongiorno anche a te, Giuseppe. Sei attiva il microfono, scusami, Giuseppe, così anche a Tony chiederò di attivare il microfono su Skype.
Prego. Ciao Francesco, buongiorno. Grazie a tutti gli amici trader da casa. Ciao Tony. Ciao Tony, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti, io perso il time che ho dato un buongiorno iniziale. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno Tony, arrivo da te tra pochissimo, vado subito da Giuseppe perché Giuseppe è settimana importante, lo dicevamo prima per quanto riguarda i mercati equity. Tra l'altro mi disse Giuseppe dalla regia se puoi leggermente abbassare la cam, se riesci Giuseppe, perché altrimenti sei tagliato nell'inquadratura. Che cosa sta accadendo per quanto riguarda il mercato retail invece sul mercato del Forex? Cosa si sta muovendo, cosa bolle in pentola? Facciamo il primo aggiornamento con te. Beh, allora sì, lato retail è interessante un po' i movimenti che ci sono stati ieri dopo le 18, perché siamo stati abituati comunque a una situazione di trend persistenti da diverse settimane, soprattutto su l'Australia, anche la sterlina, quindi poi sul dollaro abbiamo avuto sempre comunque una certa debolezza, però nella giornata di ieri dopo le 18, con una certa forza di dollaro, anche il sentiment retail è un po' cambiato. Tant'è vero che proprio sul dollar index, quindi non solo su euro dollaro, abbiamo avuto un po' un cambio di passo, perché attualmente il 52% dei trader è short. Sul lato dei lotti abbiamo comunque quasi un equilibrio, perché parliamo di 73.000 lotti in acquisto contro i 79.000 e 400 lotti in vendita. Però quello che volevo sottolineare è che quello che succede poi sul dollaro, che è il vero switch attualmente sul mercato valutario, si ripercuote poi su altre valute, come ad esempio anche l'Australia, che viveva un trend persistente contro tutte le altre valute, tanto è vero che avevamo oltre il 90% dei trader posizionati comunque sempre short sull'Australia. Nella giornata di ieri, quindi dopo le 18, hanno iniziato invece a comprare Australia, e da un punto di vista dell'analisi retail siamo passati un 38% long contro un 62% short. Quindi questa giornata di oggi potrebbe essere caratterizzata ancora da una forza di dollaro che potrebbe anche smuovere un po' poi tutto il valutario, quindi con dei rientri degli eccessi che noi avevamo visto anche nella giornata di lunedì, soprattutto su un Australia yen, mi viene in mente anche sterlina yen, e quindi lì possiamo ancora pensare a dei min reverti, però poi magari lo vediamo nel secondo slot nel dettaglio. Parliamo anche di euro dollaro e un po' come si sono posizionati anche sul cambio principale. Assolutamente Giuseppe, poi andremo anche a vedere quello che sta accadendo sul cable, perché proprio nelle ultime ore c'è un ribasso piuttosto consistente. Mago, torno da te, anzi ti do veramente il buongiorno. Tante le domande per quanto riguarda i listini, ovviamente sei d'accordo, terrei la condivisione tra l'altro del monitor con Giuseppe, ci può seguire se vuole, altrimenti mi dice di riprenderla. Perfetto, tra l'altro siamo all'aperitivo di un aperitivo, poi ci sono tante news che vi dobbiamo dare durante la puntata, sia per quanto riguarda Giuseppe e Tony, ma anche per quanto riguarda le nostre attività. Mago, allora torno da te, Nasdaq, qualcuno chiedeva il DAX in chat, e addirittura poi mi chiedevano su WhatsApp il Rame, tanti argomenti, a te la parola. Parto subito con René Lacombe, che simpaticamente con gli emoticon dei sorrisi mi chiede e dice, ripetendomi, oro colato, l'oro è colato a picco, altro che. Allora, è importante, perché cerco di educare le persone, perché ci si può esporre in maniera diretta facendo dei numeri, e ci si può esporre in altre maniere, magari un po' più con dialettiche verbali, dove effettivamente ci si apre a varie ipotesi, rialzista e ribassista. Lui effettivamente, in maniera simpatica, fa riferimento a venerdì scorso, dove io ho detto gold. Venerdì scorso ci sono le registrazioni, ci sono i grafici, a quest'ora il gold era sul 1767. Effettivamente lui ironizza dicendo è colato a picco, perché adesso il gold in questo momento è a 1765, quindi io che caldeggiavo in maniera, perché me lo chiedono, un pronostico, è collato a picco, ha perso $2 e ha ragione. Però al tempo stesso è arrivato anche a 1821. Avevamo parlato insieme a Luca Giusti della possibilità che il venerdì pomeriggio o prossimamente potesse essere un prezzo buono. Quindi è vero che
adesso sono sotto di $2, però è anche vero che ne ha fatti 50, quindi diamo a Cesare quello che è di Cesare, nessuno quando era a 1820 ha fatto il sorriso a dire qualcosa, per cui questo lo spiego perché può anche andare a 1700 tranquillamente l'oro, pazienza, io mi metto qui e dico le mie idee, questo è per essere corretti, perché bisogna essere corretti, ci sono dei dati, è vero, ha perso $2, ma non c'è bisogno di addirittura farlo rilevare, può capitare che si sbagli di $2. Per quello che riguarda il Nasdaq è un tergicristallo, quando in lettera io non lo vendo, faccio degli esempi, martedì ero qui, con lo speciale che abbiamo fatto su Powell, c'era esattamente questo prezzo, 12,8, ho detto no, adesso assolutamente non è da vendere, ma non perché... L'hai fatto ieri però, Tony, perché ce lo ricorda Domenico su Facebook, che dice, grande mago, che ieri aveva previsto lo sciacquone. Sì, lo so, ma non le dico, a me piace constatare quando sbaglio clamorosamente col dollaro di $2 e con l'oro, ma è semplicissimo, uno può evitare anche le trasmissioni con me, perché io quando c'è uno strappo, siccome ho un'idea precisa che vorrei inculcare, cioè siccome effettivamente uno può pensare quello che vuole, però io lo invito anche a casa mia, cioè io sono bravino col trading, sono bravino, e chi mi segue tutti i giorni sa quello che faccio. La mia teoria è abbastanza semplice, non mi faccio, innanzitutto scalpo e quindi tutti i giorni apro e chiudo 200-250 lotti tutti i giorni, quindi è difficile, però l'orientamento è in base a una valutazione, tendo semplicemente a colpire quelli che io a volte giustamente, a volte ingiustamente considero degli eccessi. Tendenzialmente, siccome gli ultimi 11 mesi sono stati rialzisti, tendenzialmente ho preferito lo short, ma quando da 12,9 ti arriva da 13,9 ti arriva a 12,8, anche ieri o stamattina 12,7, è impossibile che mi sentirete di dire short, poi può anche shortare ancora, però preferisco la scucchiaiata da sotto, ma ho sempre detto così, Cericola è qui presente, no, lo spiego perché tantissime volte ho detto long qua, anche martedì, due giorni fa ero qui, ho detto no, a questi livelli è preferibile long, questa è un po' la mia logica. Detto questo, quindi in questo momento siamo in fascia bassa, si prende l'ultimo mese, non andrei mai a forzare lo short, anche se ha rotto i livelli, le medie mobili, 100, 200, tutto quello che volete, ma magari mi sbaglio, quindi caldeggerei più un long. Il fatto che adesso dica long, se poi arriva a 13 e poi ti va a 12,6, allora c'è qualcuno che dirà, ma hai detto long, cioè non è che, purtroppo, quello che cerco di spiegare, non è che uno si mette una targhetta e quello che dice vale per sempre, no? Evidentemente, se, e questo me lo ricordo bene, a quota 13,7, 13,8, apertamente mi schieravo per lo short, l'ho fatto anche ieri da un'altra parte, che c'era un rimbalzo che ho ritenuto eccessivo di 700 punti, ho detto qui vi fregano tutti e torniamo a 12,8, l'ho detto proprio in maniera chiaramente con la schiera delle chat che mi dava contro, coi pollici, eccetera. Ci ho preso per caso. In questo momento siamo a fascia alta, fascia bassa, chi rispetta il trend e l'analisi tecnica, eccetera, stia fermo, monitori con attenzione il livello e poi andrà a comprare sul sicuro. Nel mio caso, che credo che le oscillazioni siano violente e ci sia sempre da guadagnare su queste oscillazioni, preferirei delle azioni rialziste fino a che si vada a facciare a quota, oggi già quota 7,9,20, 7,9,15 potrebbe essere un'area di short, quindi dico long a 12,7, short a 12,9, e chiunque dica il contrario
può darsi che dica bene, ma ha delle logiche, dei time frame, dei giochi differenti dai miei. A mio avviso si riesce, se uno è qui dalla mattina alla sera e fa questo di lavoro, si riesce a guadagnare molto bene sfruttando questa volatilità. Purtroppo la volatilità deve essere fatta, purtroppo, quando disponda. Non è facile e questa è la mia situazione. Il Nasdaq, voglio chiudere, evidentemente soffre moltissimo dei tassi che si stanno ampliando, il movimento di ampliamento dei tassi è sicuramente definitivo, proseguirà? Per me no. Per me ci, lanci l'assist, vai. Per il secondo round, facciamo così. Allora, andiamo con calma, voglio innanzitutto riprendere un attimo la condivisione del monitor per spoilerare uno dei prossimi eventi importanti che vi vogliamo appunto ricordare questa mattina. Per quanto ci riguarda, abbiamo organizzato per martedì prossimo uno speciale crypto con dei veri esperti, quali vedete subito nella mia condivisione: Francesco Radelli, CEO di Horizon Group, Saja Khan, CEO di Utrust, Federico Izzi, redattore di The Cryptonomist, e Valerio Gallitto, che è stato con noi anche mercoledì in diretta e ha avuto tanti apprezzamenti, blockchain expert a San Marino. Questo è l'evento di martedì prossimo, poi vi ricorderemo anche attraverso l'ausilio di Giuseppe Sericola, un evento di lunedì 1 marzo. E io infine, mentre vado a dare tra poco la condivisione del monitor a Giuseppe Sericola, siamo a 8.970 iscritti sul nostro canale YouTube, 30 audaci, 30 avari, mi verrebbe da dire così, per citare appunto il mago, ci sono che ci fanno l'iscrizione, se arriviamo a 9.000. E tra l'altro, mentre do appunto la condivisione del monitor a Giuseppe, Tony, ti vado a rileggere anche il commento di un altro utente su Facebook che dice: ma se non seguiamo te nelle tue trasmissioni, quando si impara a scucchiaiare? Quindi arriviamo anche a questo. Poi torniamo da te, Tony, per quanto riguarda il rialzo dei rendimenti dei bond statunitensi. Giuseppe, dove ci eravamo lasciati nel primo round? Euro-dollaro, cable e non solo. Allora ti ricedo la parola e soprattutto grafici a te per quanto riguarda l'analisi. Prego. Allora sì, dicevo, su euro-dollaro è interessante un po' quello che è successo ieri sui livelli di area 1,22,40, però io partirei prima, lascio un attimo l'analisi retail per andare a approfondire il discorso delle opzioni che vi sto facendo vedere da un po' di tempo, per darvi un po' l'idea di quanto poi siano anche abbastanza puntuali queste, diciamo, questi open interest che noi vediamo dal CME, quindi chiunque può andare a vedere dal sito del CME come sono posizionati gli open interest sul future dell'euro-dollaro. Ed è molto interessante come nella giornata di ieri ci fossero sulle scadenze di oggi, praticamente dell'opzione di oggi, dei muri di call che poi si sono rivelate molto puntuali nelle resistenze, perché c'era un muro a partire da area 1,22 fino a area 1,2250 ed euro-dollaro ha fatto 1,2245 sullo spot, quindi sul future è leggermente diverso di circa 4 pips, però è stato molto puntuale e da lì poi in effetti euro-dollaro ha iniziato questa discesa. Stavo guardando le altre opzioni non in scadenza di quest'oggi, di venerdì, perché le put diciamo che sono abbastanza tranquille, a meno che non arrivi uno sciacquone di oltre due figure oggi, però ci sono comunque molte put che attualmente presumo la maggior parte vendute, perché proprio si tratta di incassare in questo caso dei premi, potrebbero fare appunto da supporto. È interessante invece spostarci con la scadenza, andare su quelle del 5 di marzo, quindi tra qualche giorno, perché su euro-dollaro, in questo caso sul lato sud, perché vedo che comunque euro-dollaro sta scendendo, quindi andiamo a vedere un po' come sono posizionate le put sempre in questo caso, e abbiamo grossi, diciamo, scogli tra virgolette a questo trend momentaneo che abbiamo di forza di dollaro in area, il primo in area 1,20,50, e poi c'è un altro livello molto psicologico che ha visto un aumento anche dell'open interest rispetto a qualche giorno fa, il livello di area 1,20, e un altro ancora più in basso in area 1,19,50, quindi potrebbero essere questi dei momenti in cui magari il trend potrebbe respirare e cercare eventualmente un mean reverting. Sul lato retail anche qui c'è stato uno scossone a partire dai massimi, perché la maggior parte dei trader si sta mettendo long
proprio da area 1,2240, tanto è vero che i lotti long su euro dollaro sono aumentati da 15.000 fino a 25.000, quindi un 10.000 lotti da parte dei nostri colleghi sono entrati a favore di long di euro dollaro. Quindi attenzione adesso a cercare il classico, diciamo, mean reverting da questi livelli. Io aspetterei eventualmente di farlo su quei livelli delle opzioni, lascerei un attimo sfogarlo in area 1,21 e quindi oggi non andrei ad operare eventualmente long su euro dollaro, preferirei più lo short. Mi è partito un po' rispetto all'open di oggi in una sessantina di pips, però già se dovesse arrivare magari lo vedo in area 1,21,50, proverei lì a nuovamente a rimettermi a favore di questo trend che ricordo è partito da ieri dalle 18 e quindi a favore di short. Sterlina, dollaro, vimo un po' lo stesso, diciamo, lo stesso scenario, anche se ovviamente la sterlina ha avuto una forza relativa molto, molto interessante nelle scorse settimane, ha messo in crisi moltissimi trader retail, perché ovviamente i trader retail, quando c'è un movimento direzionale, ricordo sempre che tendono ad andargli contro, e finalmente è arrivato un eccesso che un po' me l'aspettavo da un punto di vista dell'analisi retail, perché eravamo oltre il 90% delle posizioni short, e da lì si è avuto un po' un ribassamento della, diciamo, di questo eccesso da area 1,42 che poi si è materializzato nella giornata di ieri dopo le 18. Io sto seguendo personalmente non tanto sterlina dollaro, perché non mi piace andarlo a colpire contro il dollaro in questo momento, perché ci sono altre valute più interessanti, e penso ad esempio a un dollaro yen. Però restando sempre a favore di yen, potrei eventualmente cercare ancora degli short su sterlina yen, che ha mollato un po' anche il colpo in area 1,50. Purtroppo ha fatto saltare molti stop loss, perché si è visto chiaramente in questa giornata del 24 febbraio, praticamente c'era un 87% dei trader short, che è poi crollato man mano, perché in questa zona qui, ve la faccio, ve la evidenzio un attimo. Questo è anche molto importante capire l'operatività dei trader retail. Su questa zona qui c'erano moltissimi stop loss che sono saltati, quindi si sono abbassati gli short, e poi come spesso accade, purtroppo poi è andato effettivamente dalla parte di quei ribassisti. Però se lo vado a guardare su un grafico weekly, secondo me sterlina yen ha spazio, perché ha sentito molto le resistenze che c'erano sul weekly in area 149, però potrebbe dare ancora un respiro, e quindi magari, io non parlo di un'inversione a V, perché la sterlina ha un trend persistente, quindi forza relativa di per sé, però un 145 da qui a le prossime settimane sterlina yen potrebbe rivederlo, e quindi opterei per delle situazioni short su sterlina yen. Benissimo, torno dal mago, riprendo un attimo la condivisione del monitor, Giuseppe, perché voglio andare a mostrare un grafico che sto cercando quantomeno di mettere all'attenzione dei nostri utenti ormai da alcuni giorni. Trentennale, vedete la linea in grigio, il decennale statunitense, poi in basso in fucsia quello che è il 2 anni. Tony, torniamo da te, perché ci eravamo lasciati appunto in pending su questo, poi sono sicuro che ti sei visto anche quelli che sono i commenti in chat, quindi se vuoi poi rispondere ad alcuni commenti fallo pure, ma in questo caso Tony, ho visto poi nelle ultime giornate anche un piccolo sussulto del 2 anni come rendimento, e sappiamo che in questa situazione magari le medie e lunghe scadenze, diciamo le letture che ci sono da fare sono diverse. Allora ti lascio subito la parola per analizzare questo aspetto. Sì, io come riprendo, no, René, l'avevo capito, dico René, avevo visto, aveva messo un sacco di emoticon che voleva scherzare, però tra l'altro è bellissimo dire loro colato e colato a picco, è un qualche cosa, siccome ci sto soffrendo un po' con loro, perché poi come avevo detto venerdì scorso, io ho un prezzo di carico di $50 più alto, per cui, però venerdì scorso. Venerdì scorso eravamo esattamente a questo prezzo, ci sto soffrendo un po', io finisco perché su loro ci tengo, una mia battaglia che abbiamo iniziato poi grosso modo poco sopra qui, non è che siamo, io ho una convinzione mia che vada su, e ovviamente bisogna gestirlo, non sono quei trade o quei ribassi belli da sé, loro è un po' così, bisogna attenderlo, se verranno, è tutto da vedere.
e qui colleghiamo anche il discorso, dei segnali inflazionistici importanti, specialmente dagli Stati Uniti, se verranno con la ripresa della domanda aggregata dei consumi delle persone, è facile avere grossissime soddisfazioni dell'oro. Avverranno? C'è chi dice di no e magari ha ragione, quindi prendiamoci i nostri rischi. L'oro mi rimane, ovviamente lo dirò sempre, rimane un asset per me preferito, giustissimo quello che ho letto di un ragazzo che diceva io a piccoli bocconi comincio ad accumularlo e queste sono situazioni secondo me importanti. Anche perché parliamo di obbligazioni, le obbligazioni addirittura delle grosse fiammate, abbiamo visto anche il trentennale, mi dicevi che è infiammato fino a un certo punto, oltre il 2%, abbiamo visto addirittura 1,50 del T-note a 10 anni, oggi un piccolo ripiegamento che ovviamente non si può parlare di segnale di inversione. Io però sono idee soggettive, credo che non sia il momento ancora di buttare via le obbligazioni, cioè non credo che questo movimento delle obbligazioni, trentennale al maggior motivo, decennale, continui, perché per questo motivo è vero che ho spiegato da qualche parte, forse nella mia ultima weekly note o martedì, che le banche centrali, rispondendo anche ad Andrea che saluto, le banche centrali alla fine detengono una piccola percentuale delle obbligazioni del debito sovrano e quello che influisce tantissimo è la politica verbale, cioè la credibilità che aveva un Draghi nel 2012 o che può avere un presidente della Fed o che può avere anche Christine Lagarde. La loro credibilità è basata anche su quante obbligazioni detengono negli asset, più ne hanno meno sono credibili, questo è un concetto, perché se poi le hanno tutte loro, che senso ha che lo Stato emetta delle obbligazioni dove il 100% è detenuto delle obbligazioni? C'è credibilità finché il mercato comanda ed è il mercato effettivamente che ha comandato, questa è la mia idea. La banca centrale deve tollerare un po' questi movimenti dettati da piccoli segnali, piccoli ancora di spinte inflazionistiche, specialmente negli Stati Uniti d'America, che poi derivano non tanto dai prezzi rilevati, perché da quello che ho letto io, il paniere dove si decide il tasso di inflazione deve essere ancora aggiornato e il consumo fatto in queste situazioni di lockdown da parte delle popolazioni è leggermente differente rispetto a quell'ordinario degli anni 19, 18, 17, eccetera. Quindi c'è un po' di confusione. Quello che hanno fatto capire che ci può essere l'inflazione sono i cosiddetti TIPS, ovvero quelle obbligazioni a protezione dell'inflazione garantite dal Tesoro americano. E quindi, detta questa, secondo me, ancora, vedete, io sono in zona rossa addirittura, Bologna ha messo l'arancione scuro, quindi eravamo convinti che a marzo eravamo lì a ballare la samba con la birra e il panino insieme ai denti bianchi degli americani, così sorrido anch'io. Eravamo un po' convinti di questo. E invece siamo in zona arancione rossa, che è una cosa brutta. La mia idea è che la credibilità delle banche centrali sia ancora forte e riuscirà ad arginare questa discesa pericolosa dei corsi azionari, anche perché con i vaccini ancora non abbiamo capito bene e non siamo in un momento da discoteca. E quindi scommetterei paradossalmente al rialzo anche sul Bund, sul BTP e sul T-Note, e quindi questo può aiutare la drenata della borsa, anche perché la mia idea fino a giugno-maggio, ho sempre detto, era di un trading range ma non di un grosso ribasso, ecco quindi il mio orientamento e cerco di spiegarlo. Quindi, per rispondere esattamente alla domanda, sarei per una stop dell'aumento dei rendimenti, quindi vuol dire andare long o sostanzialmente rispettare, non shortare più le obbligazioni. Le altre domande erano sul copper, a qualcuno non è sfuggito, però il copper, che me l'ha ricordato, è stato un mio cavallo di battaglia in tempi non sospetti, mi stimo anch'io quando è giusto stimarsi, segnalai proprio su queste reti, ottobre-novembre, il copper che era un 30% fa,
mi ricordo anche la storia perché l'avevo letta, insomma, la storia delle automobili del futuro, che per fare il rifornimento alle automobili ci sarà bisogno di un sacco di rame nelle varie strade, nelle varie stazioni, eccetera, e poi le macchine elettriche impiegano dalle 4 volte alle 6 volte il rame delle macchine ordinarie, quindi c'è questo movimento. Come al solito mi sembra ci sia stato un po' di eccesso, perché sembrava già caro 6 mesi fa il copper, invece adesso è esploso. È grosso modo un po' come il Bitcoin, nel senso, attenzione, non c'entra niente, però nel senso che bisognerebbe avere le palle, è un qualche cosa che ho scritto in un commento che è piaciuto, disegnarsi adesso un'entrata che la giudicherei, non so, a 4, a seconda che si guardi il rame americano, quello quotato in America o quello quotato a Londra, diciamo quello del CME a 4, 3,90, 4, e non avere paura qualora, ad esempio oggi sta scendendo molto, per cui scucchiaiare nei momenti di pullback, secondo me è ancora un momento ideale, per cui mi ritengo ancora discretamente rialzista sul rame, per quello che studio io, ovviamente adesso mi sento un 3-4% nelle corde di storno, però cosa succede? Che quando stornerà il 3-4%, io per primo lo guardo, oddio quanto è brutto, sono mica coglione, e poi risale, un po' come è successo nel Bitcoin negli ultimi 3-4 mesi, che dicevamo tutti al prossimo storno compro, poi ci prendevamo perché veniva giù dai $5,000 al colpo, e alla fine credo che in pochi, qualcuno l'ha fatto senz'altro, l'abbiano comprato, è il gioco del mercato. Poi altre domande particolari, Ferrari è un mio titolo, ho letto qualcuno che mi chiedeva Ferrari Race o chiedeva del genere, è uno dei miei titoli sempre favoriti, per cui è chiaro, ha avuto una trimestrale che non è piaciuta, o il bilancio finale ha cominciato lì il declino che ha cominciato a segnare rosso. Secondo me adesso, dico subito, diretto 160 è già un prezzo di acquisto, come ho dato anche Enel, già che ci siamo, ieri chi mi ha seguito ho dato 7,80 preciso da comprare e le ho comprate. Io credo che il lusso, perché ho comprato le Enel? Perché anche le Enel sono scese per via dei tassi, sono delle utility che vengono molto massacrate qualora i tassi salissero, invece corrono perché sono indebitate, con i tassi a zero vivono alla grande. Ferrari è nel lusso, io sono convinto che il sistema capitalistico attuale non è ben fatto dal punto di vista sociale, cioè nel senso che sostengono l'economia, però alla fine avvantaggiano lo strato più ricco della popolazione, tant'è vero che ho questo dato tremendo che ho letto su Fortune, credo adesso a memoria, che i primi 100 personaggi d'America hanno fatto un incremento nelle loro quote azionarie, insomma di valore, parivalente quasi al PIL italiano. Per me è un dato impressionante, il PIL italiano, questo è impressionante, quindi sono andato, faccio questo gossip, mia moglie ha fatto compleanno e spero che non mi senta, sono andato sabato scorso a prendergli una borsa, posso fare il nome, da Louis Vuitton, era più pieno, c'erano qui a Bologna alla Galleria Cavour, era più pieno, ho fatto la coda come i poveri, mi ha fatto entrare dopo mezz'ora, a andare a spendere una follia che mi vergogno a dire, era più pieno quel negozio che il pane quando manca il pane in carestia, e quindi io le mie idee, il lusso non tramonterà mai. Ovviamente la Ferrari è un automobilistico, settore che mi piace da morire il settore automobilistico, in particolare Volkswagen, voi lo sapete, qui tiro fuori tutto, prima settimana di gennaio, chi farà meglio tra Volkswagen e Apple, andatemo a vedere cosa è successo, c'è una divaricazione da premio Nobel, grazie, no, perché ogni tanto uno ironizza, non parlo René, però trovo sempre delle persone che ironizzano, non è giusto ironizzare in assoluto per chi si espone con i numeri e fa vedere anche gli eseguiti, se c'è da farli vedere, qualsiasi cosa.
però ogni tanto ci prendo anch'io. Detto questo, se c'è qualche altra domanda rispondo, altrimenti saluto. Siamo abbastanza lunghi, tra l'altro Tony, e vado a dare anche la condivisione del monitor a Giuseppe, perché facciamo vedere anche prima quello che era l'andamento del Bund, lo potete trovare appunto anche sulla piattaforma di TickMill, ma sei in anticipo su quello che è sempre un'analisi fatta da Giuseppe Roccasalvo, e ricordo a tutti che la potete trovare all'interno del nostro canale YouTube, sempre su Race, su Ferrari, siete d'accordo? Ma dato che piace l'automobilista, come aggiungerei anch'io, Giuseppe è in grande forma il mago, e allora coglierei l'occasione, perché date le zone arancioni, rosse, chi più ne metta, c'è un evento imperdibile, te lo lascio annunciare a te. Sì, in grandissima forma Tony, sicuramente lo sarà anche per lunedì. Allora, abbiamo pensato, visto che io abito vicino a Ginevra, quindi tra Svizzera e Francia, se vado in Svizzera i bar e ristoranti sono chiusi, se vado invece in Francia c'è il coprifuoco fino alle 6, quindi siamo messi benissimo. Tony è in arancione e rosso, se ho capito bene, quindi abbiamo pensato, perché non fare un aperitivo virtuale, e iniziamo lunedì il 1 marzo, quindi un evento imperdibile, gratuito come sempre. Per iscriversi basta andare da Strumenti per il Cliente Webinar e trovate appunto tutti i webinar in casa TickMill, e c'è quello del 1 marzo, aperitivo con Tony, evento imperdibile. Mago, è gratis come sempre, e grazie Piero, sono tutti carini, grazie per i bellissimi commenti. Mi hanno chiesto growth value, sì, è possibile lo shift, ne ho già parlato, preferisco il value, è perché insomma il Nasdaq può darsi che sia l'asset come indice, diciamo, più in debolezza relativa nel 2021, sempre che i vaccini arrivino, facciano il loro effetto e saremo liberi da questa situazione che comincia a stancarmi. Quindi in una situazione ordinaria di economia vedo molto meglio le banche, ad esempio, che non mi sono mai piaciute, vedo bene anche il lusso, perché il lusso va sempre bene, Louis Vuitton pieno, e vedo un po' meglio, e ci può rimettere il un pochino la tecnologia. Faccio una marchetta a me stessa, approfitto visto che sono qui, allora alle 7, perché voglio fare il trenino, alle 7 sono con Cericola, avrete il link, trovate sulla mia bacheca, andate sul sito di TickMill e facciamo un'ora l'aperitivo col mago, dove io mi presento o col Negroni o con la bottiglia, e vorrei che voi tutti abbiate un bianco da bere, perché ci divertiamo, e poi con Giuseppe è bello perché facciamo il mercato aperto, ci inventiamo due operazioni sul Nasdaq come abbiamo sempre fatto, o sull'America essenzialmente, perché è l'orario americano. Prima cosa, prima mi faccio un'automarchetta, è la prima volta che faccio un webinar mio, cioè è privato, non sponsorizzo nessuno, insieme a Francesca Fossatelli. È molto bello, ma dirò delle cose innovativissime sui certificati di investimento, del perché il soggetto, perché sono da escludere i titoli migliori da comprare, ad esempio. Uno non deve comprare i titoli migliori, ma deve comprare i titoli che sono da comprare. C'è qualcosa sulla mia bacheca, tante nuove informazioni, siccome è il mio primo, da privatissimo, sulle logiche di scelta che io faccio per i certificati, che sono completamente differenti ovviamente da tutte le logiche che siamo abituati a vedere. Per ora li ho indovinati tutti in 2 anni, tutti, quindi prendo anche quelli, e niente, vi invito a questo webinar gratuito, chi vuole, mi farà molto piacere che ci sia, e impara dei nuovi concetti di macroeconomia, ma non di macroeconomia, di mercato, che poi continuerò nel webinar con Giuseppe Cericola. Quindi 5:30, 7, 2 bottiglie di prosecco, arriverò ubriaco, forse alle 5:30 preferisco evitare, no. Ma ci divertiremo senz'altro, lo giuro ci divertiremo senz'altro con Giuseppe e il Gran Finale.
Grazie. Grazie, grazie mille al mago Tony Cerri Puviani. Allora torno da Giuseppe Ciricola. Giuseppe, la chiudiamo così, ma appunto per quanto ci riguarda torneremo in diretta insieme a te lunedì mattina ore 11 Market News, quindi anche per noi, diciamo per TICMIL, doppio appuntamento lunedì. Giuseppe, grazie mille e buon weekend. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli amici da casa. Ciao Tony, sempre in grandissima forma. Grazie. Grazie mille anche a Giuseppe Ciricola e come avete visto durante questo appuntamento una puntata davvero spumeggiante. Vi ricordo appunto che sì, il prossimo appuntamento in programma per quanto ci riguarda è domenica sera alle 21.30 analisi flash, lunedì ci sarà nuovamente Giuseppe Ciricola con Market News, ma vi ricordo anche quella speciale edizione sulle criptovalute. 4-5 esperti, più ne ha più ne metta, noi abbiamo cercato davvero i migliori esperti in questo settore per cercare davvero di spazzare via tanti dubbi, tante domande che cercheremo di porre agli esperti che saranno con noi martedì prossimo in questo speciale cripto alle ore 11.30. È tutto per quest'oggi, grazie ancora a tutti, buona giornata e alla prossima. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.